Bentrovati con un nuovo appuntamento del TG Noi Giorno che apriamo, come vi ho anticipato, parlando chiaramente degli aggiornamenti sull'emergenza sanitaria. Il coronavirus fa ancora vittime nella nostra provincia, l'ASL registra altri 4 decessi, sono morti un uomo di 89 anni di Lucca, un 83enne di Barga, un uomo di 86 anni di Pietrasanta e un altro 83enne di Camaiore. Il bollettino dell'ASL, scusate, si capisce che non sono decessi avvenuti nella sola giornata di ieri. Il bollettino regionale, che anticipava solo di qualche ora quello dell'azienda sanitaria, riportava numeri discordanti perché non segnalava alcuna vittima. La curva dei contagi nella nostra provincia cresce meno rispetto all'andamento regionale, che è in crescita. Nella Piana sono 5 i nuovi casi, tutti a Lucca, altri 7 in Valle del Serchio e 10 in Versilia, quindi in totale nella nostra provincia sono 22 i casi positivi. Per quanto riguarda la Versilia, 2 sono di Viareggio, 2 a Camaiore, 2 a Forte dei Marmi, 1 a Massarosa, 1 a Pietrasanta, 2 a Seravezza. Nella consueta lettura via Facebook dei dati, il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro ieri sera ha fornito anche il dato delle quarantene a Viareggio, che sono 180 e riguardano quindi persone che hanno avuto, lo sappiamo, contatti con altre persone positive. A complicare il quadro della nostra provincia, l'espluat di tamponi risultati positivi su degenti e personale delle case di riposo, 76 in tutto in Toscana. Come anticipato, cresce il dato dei contagi, i nuovi casi positivi sono 259, una crescita spiegata con l'ulteriore aumento del numero dei tamponi. E poi veniamo al nuovo decreto, è arrivato nella serata di ieri, che proroga fino al 13 aprile la chiusura di scuole, negozi, attività non essenziali. Qualunque attività consentita deve essere svolta sempre, quindi a un metro l'uno dall'altro e preferibilmente indossando la mascherina. Molto importanti anche le precisazioni espresse a voce dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla cosiddetta ora d'aria per i bambini e per le attività motorie all'aria aperta, quindi dal jogging alla bicicletta, che sembrano gettare, diciamo così, acqua sul fuoco dopo la contrarietà espressa da governatori e sindaci, tra cui anche il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro. Le regole, dice Conte, non cambiano, non abbiamo affatto autorizzato l'ora del passeggio con i bambini, precisa. E veniamo adesso a una notizia dell'ultima ora che viene dal mondo della nautica. Salta il Versilia Yachting Rendezvous, era prevedibile, ma ora la notizia è ufficiale, è stata resa nota proprio in queste ultime ore. L'edizione 2020, quindi, del Versilia Yachting Rendezvous, prevista dal 28 al 31 maggio, è saltata. Una notizia che arriva a poche ore dall'annullamento anche del Salone di Venezia, previsto a giugno e rinviato direttamente al 2021. La decisione, che rappresenta una scelta inevitabile per tutelare al meglio la salute di visitatori, aziende, espositrici e partner, si legge nella nota degli enti organizzatori, giunge dopo un'attenta valutazione da parte di Fiera Milano e del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana. Lo scenario fortemente incerto, scaturito a causa dell'emergenza Covid-19, ha inciso, scrive, pesantemente sulle ultime fasi organizzative del salone, cruciali per il regolare svolgimento della manifestazione. E ora veniamo a una nuova notizia, anche questa delle ultime ore. Il direttore generale dell'ASL Toscana Nord-Ovest, Maria Letizia Casani, aggiorna sulla disponibilità dei posti letto nelle terapie intensive e parla di una situazione di relativa tranquillità. Sentiamola. Sulle terapie intensive. Possiamo dire oggi che dopo gli interventi fatti anche in questi ultimi giorni siamo in una situazione di relativa tranquillità, perché ad oggi mi sono collegata ora sulla piattaforma, abbiamo 16 posti letto liberi più 12 pronti nel caso in cui ci fosse necessità a Carrara, altri 12 di prossima apertura già nei prossimi giorni a Lucca, a Campo di Marte.
a seguito dei lavori iniziati una quindicina di giorni fa e sui quali abbiamo proceduto con celerità. E poi abbiamo anche la riserva di massa, i cui lavori vanno avanti e a breve renderà disponibili altri 24 posti letto di terapia intensiva. Insomma, ad oggi abbiamo una riserva di circa. Diciamo, ad oggi ne abbiamo una riserva di circa 40, di 44 posti letto e a breve ne avremo 70, 71. E poi non dimentichiamoci che noi siamo in stretta sinergia con l'azienda ospedaliera universitaria, la quale a sua volta ha una riserva di posti liberi, alcuni già oggi, altri implementabili come noi a brevissimo. Per cui mi sento di dire che la nostra area vasta, il nostro sistema, è in una situazione seria ma tranquilla, ci sentiamo abbastanza tranquilli di poter far fronte anche a eventuali ulteriori necessità. Abbiamo parlato prima e anche nell'edizione di ieri sera dell'esploit di contagi, di numeri positivi al coronavirus nelle residenze per anziani. Una delle situazioni più critiche nella nostra provincia è registrata a Pietrasanta, Villa La Guidara, dove ci sono 35 ospiti positivi. Noi siamo andati a vedere come funziona, qual è la situazione. 35 ospiti positivi. È questo il drammatico bilancio dei tamponi a tappeto fatti a Villa La Guidara, residenza sanitaria per anziani di Marina di Pietrasanta. 29 degli anziani si trovano in isolamento nella struttura e 6 sono ricoverati in ospedale. Altri 3 sono stati trovati positivi al vicino centro La Guidara. Mentre si attendono i risultati dei test sugli operatori sanitari, tutto lo staff della residenza, che conta 75 ospiti e circa 90 dipendenti e che dal 9 marzo ha chiuso alle visite dei familiari, sta lavorando al massimo per gestire la situazione. Qui a Villa La Guidara già da tempo avevamo diviso gli ospiti sintomatici in 3 moduli autonomi: modulo ad alto rischio, medio rischio e basso rischio. Qua alla villa abbiamo la necessità urgente di infermieri, perché non riusciamo con 4 infermieri, da 11 me ne sono rimasti 4, vuoi un po' per le malattie, vuoi perché alcuni sono stati chiamati dall'ASL, erano vincitori di concorso, abbiamo una grande necessità di servizi infermieristici. Abbiamo cercato di rassicurare anche i familiari, abbiamo attivato già da tempo le videochiamate e da oggi un servizio di supporto psicologico. Avremo bisogno magari di un intervento di un medico che supporti il servizio infermieristico, abbiamo bisogno di infermieri. Io ho attivato direttamente il coordinamento nazionale emergenze. Villa La Guidara è una delle residenze più colpite al momento in Versilia, un'emergenza che mette a dura prova gli operatori che con grande sforzo e senza mai risparmiarsi portano avanti il lavoro prendendosi cura degli anziani. La cosa fondamentale è la collaborazione tra tutti. Certo, a volte in questi giorni ci sono stati anche degli interventi che sinceramente non ho molto condiviso, tipo perché solo lì alla Guidara, non in altre strutture. Dipende un po' dalla fortuna, un po' dal fatto che magari non sono entrate in altre strutture delle persone che asintomatiche, oppure ecco, persone che all'inizio hanno sottovalutato queste emergenze, ritenevano che fosse una semplice influenza. Abbiamo fatto tutto quello che c'era possibile. Confidiamo, ecco, che nell'aiuto anche dell'esterno, ecco, di tutta la comunità. Andiamo adesso a Lucca, in centro storico, e parliamo del caso di Casa Betania, dove ci sono 12 suore contagiate da coronavirus. 12 suore contagiate da coronavirus a Lucca. Sono quelle residenti a Casa Betania, la struttura che ospita le religiose anziane o comunque malate delle ministre degli infermi di San Camillo. La sede si trova in Via del Fosso, in centro storico a Lucca, vicino al convento vero e proprio, che si affaccia invece in Via Elisa e che è in fase di ristrutturazione. L'allarme era scattato la scorsa settimana quando una religiosa di 89 anni, residente a Casa Betania, già con problemi respiratori, era aspirata all'ospedale San Luca ed era risultata positiva al Covid-19. Si era proceduto allora con i tamponi, dal cui esito è emerso che ci sono 12 suore positive. Le religiose non sarebbero comunque in condizioni preoccupanti e attualmente si trovano ancora al convitto. Da aggiungere però che sono risultate positive anche 3 operatrici della cooperativa che accudisce le suore malate. Le 3 donne sono adesso in isolamento nelle proprie abitazioni e anche loro non sarebbero in condizioni preoccupanti.
Affrontiamo adesso l'emergenza da un altro punto di vista, quella della difficoltà di tanti studenti di seguire le lezioni a distanza perché non hanno mezzi adeguati. Da qui arriva l'appello da parte del Comune di Porcari per reperire PC e tablet da donare agli studenti per seguire le lezioni. Sentiamo. L'appello fatto dal Comune di Porcari a nome del sindaco, dell'assessorato al sociale, alla scuola e della dirigente scolastica nasce da un'esigenza concreta, quella di garantire il diritto allo studio a tutti quanti. In questo momento di difficoltà i ragazzi possono seguire le lezioni solamente a distanza e per poterlo fare hanno bisogno di PC e tablet con cui accedere alla piattaforma scolastica. Non tutte le famiglie però hanno questi beni, perciò chiediamo a tutte le famiglie, a tutti i cittadini, a tutte le aziende di poter mettere a disposizione quei dispositivi che ormai non utilizzano più e metterli a disposizione del COC comunale, che raccoglierà questi materiali e si occuperà della distribuzione presso quelle famiglie più fragili che non hanno PC o tablet. Questo è un modo di vivere la comunità a 360 gradi, quindi non è un'azione che riguarda solamente il sociale o la scuola, ma riguarda un'intera comunità, perché è attraverso questo sostegno pratico che garantiamo uguali diritti a tutti quanti. E questa era l'ultima notizia per questa prima parte del TG. Noi ci fermiamo per una breve pausa e poi torniamo con la seconda parte del nostro telegiornale.